esatto. Tutti ragazzi, martedì 1 novembre 2016 siete in diretta su Ganga Radio, the best Italia web radio in the world. Up and down, up and up. E dobbiamo iniziare con le brutte notizie. È vero. Dobbiamo iniziare comunque, quindi togliamo la base, perché comunque la notizia è, non è delle più semplici da dare. No, mi spiace. Purtroppo per voi. Mi raccomando, mettetevi a sedere. Allora, siete seduti, perché... ok, vi vedo, siete. Purtroppo si sa mai, non vorrei poi dopo chiamare l'ambulanza. Esatto, esatto. Dobbiamo dirvi, insomma, semplicemente stasera non c'è il Tello. Stasera non c'è il Tello, stasera manca colui che ci, come ci si dice, stacca. In gergo radiofonico, ci sega i talk tutte le volte. Manca colui che detta i tempi, manca colui che... Ora come si fa? Esatto, cioè purtroppo stasera dobbiamo fare uno... Stasera dobbiamo parlare quanto vogliamo, perché manca colui che ci dice: ragazzi, ha parlato troppo, basta, sega i talk, mando il disco, siamo ti lunghi, spengo il microfono. Lunghi, ti spengo il microfono. Siamo lunghi. Dispiace che manca il Tello, dispiace che stasera dobbiamo parlare... quanto piangete, vogliamo. Piangete. Dispiace. Andiamo! Sulle mani! Stasera manca il Tello! Guarda com'è felice anche Springer! Stasera manca il Tello, parliamo quanto vogliamo! Oh, ciao Tello! Ciao Tello! Ciao, ciao, ciao! Chissà come state, Lu. Parliamo un po', dai! Vai col trenino! In mezzo alla sala. Dispiace manca il Tello. Basta ragazzi, basta ragazzi, via, sennò ecco, poi il Tello sarà troppo. Se esultiamo troppo il Tello se ne offende, capito? E tra tre secondi è qui. Basta, non lo chiamate, sennò poi lui arriva davvero. Infatti guarda che là stanno facendo un gran confusione. Bando alle ciance, via all'entusiasmo, possiamo cominciare. Una delle cose fighe di questo pezzo, Dania, se me lo concedi, sono le più di 600 voci che formano la parte corale, no? Del ritornello di questo pezzo. E una delle altre cose ancora più fighe di questo pezzo, se me lo concedi, cara Dania, è che non si riconosce in quelle 600 voci le voci di Ganga Radio. Perché se no, io non so se questa cosa avrebbe avuto lo stesso risultato. Io ho paura di no. Secondo me la Sandro.band le ha tolte quelle voci. Sì, fortunatamente la Sandro.band è in grado di mixare comunque con il caro Alberto Billone in rifinitura, è in grado di rifinire le cose in maniera che insomma il risultato venga accettabile. Grazie al cielo non abbiamo sentito. No, ci ha messo le facce e basta. Grazie comunque di averci concesso di fare questa cosa. Non c'è solo la Sandro.band, non c'è solo Alberto Billone alla voce di questo pezzo, ma c'è anche il grande Marco Galli. Buonasera carissimo. Oh yeah, buonasera a tutti. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Direi abbastanza bene, dai. Ti vedo in forma, mi sa che oggi hai festeggiato. In forma nel senso che sono incinto di 9 mesi. Hai festeggiato a tavola oggi come sì, tanti. No, ieri, oggi, ieri l'altro ho fatto 30 più 1 anni. Andiamo. E quindi ho mangiato quanto un budrillo. E tanti auguri e un cincin virtuale grazie, anche a Marco. Noi l'abbiamo fatto per davvero, questo lo devo dire. Cioè, Marco no, già... non è virtuale. Non si fanno mai cincini. Marco ha già capito come funzionano. Appena entrato nello studio ha detto: ragazzi, tanto ci vuole la bottiglia spumante, birra, le volete, apriamo qualche cosa. Ha già capito subito. Le voci corrono, capito Daniel? Le voci corrono. Oh, stasera vuoi Ganga Radio? Mamma mia, tu esci sui ginocchi. Credimi. Quando preparati perché le voci corrono. Sarà una serata difficile. Sì. Senti Marco, gran bel pezzo. No, veramente... Ti giuro, io te eri qui davanti, sei qui davanti, mi vedi, io ballavo mentre lo sentivo, sì. È veramente, si è fatto veramente un gran lavoro, Sandro. Oh, come nasce questo pezzo? Raccontaci un po'. Come allora... questa, insomma, un pezzo nasce ispirato, ricordiamolo, alla vita di comunque di Niccolò. Se lo sai, no? Dillo te. No, il problema è questo, che io arrivo fino a un certo punto, no? No, vabbè, ma perché te sei più penetrante di me con la voce, quindi puoi fare... Ti ringrazio per il penetrante. Quello che puoi fare, fallo. Non fare il filtro alla voce, filtro bellezza voce, Giamma. C'è una ruzzolina sotto la gola che mi fa parlare così. No, prego. No, è un pezzo che abbiamo dedicato appunto al Nicco Fans Club. Non so se conoscete un po' la storia di Niccolò Matteucci, quindi è dedicato alla sua storia, che è un bambino
malato di una malattia grave che adesso sta stando un po' meglio e diciamo che la sua storia è venuta alla ribalta dal gruppo appunto del Nico Fans Club, dove è stata un po' adottata la terapia del sorriso e in poco tempo siamo diventati quasi 75.000 a seguirlo. E abbiamo voluto fare questo regalo, che è appunto dedicato al Nico Fans Club e allo scopo dell'associazione, che è quello di appunto aiutare delle bambini in cura nel reparto delle malattie oncologiche del Mayer, il cui scopo sarebbe anche, ed è tuttora, quello di creare un reparto di cura di malattie oncologiche per ragazzi in età adolescenziale. Quindi questo è stato un po', questo è lo scopo del Nico Fans Club, e noi l'abbiamo voluto dedicare a lui e però in generale a tutti i bambini del mondo, perché poi alla fine parte da questo, ma è un pezzo penso molto molto gioioso che poi si possa un po' adattare, certo, a tutte le situazioni un po' della vita. Poi, cioè, siamo più forti di tutto, più veloci del vento, è una cosa che ti dà oh, svegliati, muoviti, oh, svegliati. Senti, è piaciuto, come ti hanno detto loro, è piaciuto questo pezzo? Si sono esaltati abbastanza, sì, e la cosa appunto ha... Ma io non, guarda, di questo non parlerei, è veramente una cosa fatta col cuore, dove abbiamo coinvolto le 600 voci. Colgo l'occasione di ringraziare tutto il comprensorio scolastico di Lastrasigna, perché appunto sono stati dei bambini che ci hanno prestato le ungule, ma proprio perché appunto volevamo giocare e dedicare un pezzo a tutti i bambini del mondo. Perché in un mondo dove veramente ci si preoccupa per tutto, era bello ed è bello prendere anche tutto un po' con più leggerezza. Quindi, certo, diciamo che l'intento è stato aiutare il Nico Fans Club, ma dare anche una sveglia un po' a tutti. Certo. Quanto è che canti? Ho cominciato a cantare, avevo 16 anni, quindi adesso sono 15, ho 31 anni, quindi non ce la può fare il conto. Vabbè, non importa. Lo facciamo fare a qualcun altro, perché sì, neanche noi siamo tu un lo sai. Ma non voglio contare. Meglio non contare, da un certo punto in poi. È una passione che ti ha trasmesso qualcuno? No, te lo dicevo prima. Guarda, ti posso raccontare questo aneddoto. Tornavamo da Cecina in treno con Alberto, che aveva la chitarra in treno. E non mi ricordo nemmeno che canzone facesse, io gliel'ho intonata lì per lì mentre lui strimpellava alla sua età di 15 anni meno rispetto a quella che c'ha. Sì. E mi ha detto: te potresti andare a fare lezioni di canto. E io ho detto: ma io e te provo. Dovevi dirgli, ma le lezioni va a farle te, io non ho bisogno, sono già forte. No, in realtà io prendo gli stimoli, li prendo, ci ragiono e poi dico se sono stronzate, si può dire. Sì. Non ne prendo, non me ne giovo, altrimenti ci penso e magari ne faccio tesoro. Di questa cosa ne ho fatto tesoro e ho cominciato a studiare canto e ho cominciato anche a levarmi anche delle piccolissime soddisfazioni. D'altronde io sono una persona che ha deciso di non farsi gli affari suoi, quindi faccio, ma non per autocelebrazione, faccio veramente tante cose e quindi a ogni cosa c'ha la sua, il suo inquadramento, la sua vita. Non arriverò a Sanremo, forse, non lo so, però insomma a me cantare mi rende libero e questo mi basta e lo riesco a fare, penso di riuscirlo a fare nella maniera più decorosa possibile. Perché ogni tanto si vede noi Dallas a giro, siete ancora un... sul pezzo, sì, come dicono quelli che se ne intendono. Siamo sul pezzo nella misura in cui lui decide di farci essere, nel senso Dallas è divertimento fatto con un certo criterio, perché comunque il prodotto che offriamo è comunque un prodotto molto udibile e penso di qualità, almeno ci impegniamo a farlo, però è soprattutto divertimento. Ecco, pezzi inediti o cover, diciamolo anche a chi magari non vi... Soprattutto cover, però okay. Se ci piglia il crullo... Via l'inedito. No, la cosa bella di Dallas è che partiamo con una scaletta, ma io ti posso garantire che succede... che si fa ora? Boh, non lo so, parte una nota e parte un pezzo. Magari io quel pezzo lì ce l'ho
boh, 3 metri sotto, quindi sono lì con l'iPad e cerco il pezzo. Vedi però, vedi, è improvvisazione. È Ganga Radio, è Ganga Radio. Ganga Dallas, vedi? Ganga Dallas. Ma perché vanno così? E poi Dallas lo sa cos'è? No, ecco, è l'acronimo di nasce come The Acustico. Alberto Billone e Andrea Gabrielli hanno fatto il duo Dallas, il set acustico Dallas, musica dalla A alla Z. Comprende da De André a Dream Theater, come dico sempre io. Perché sì, tu balli. Sì, io ballo. Tu sei un ballerino da quanto balli? Una decina d'anni. Tanto? Sì. Sì, sono stato uno dei primi ballerini in seggio alle rotelle in Italia. E ho cominciato, tra l'altro, questa la voglio raccontare perché la racconto sempre, una battuta. Io facevo basket nella Wilshire Sport Firenze ormai 10 anni fa. E alle cupole a Novoli avevamo la palestra divisa in due, mezza ballo e mezza mini basket. Allora io nel basket non ero assolutamente buono, però andavo lì per fare il lavoro aerobio, quindi per muovevo un po', perché se no sembravo incinto dei 9 mesi. Cioè, per fare un po' di movimento. Succede questo. Succede che mentre facevo i giri di campo io la pigliavo larga e c'era una ballerina che mi piaceva. E quindi passa. Ragazzi, tira più di un carro di voi. C'è poco da passa fare. Oggi, passa oggi. Aspetta, perché vedono chi è da venire. Passa oggi, passa domani. Io ho deciso di cominciare a ballare. Un'era della favola. Lei non mi ha lasciato nemmeno il numero di telefono, ma mi ha lasciato l'amore per il ballo. Pensate, quello sì. Pensate. Ed è un gran bell'amore. Okay. Assolutamente sì. Come è iniziato la tua passione per il ballo? Sai, una ballerina. era figa, ragazzi. Era figa. Vabbè, assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi da lì hai cominciato un po' a muoverti. Sì, ho cominciato un po' a muovermi nella danza. Nella danza, prima a livello diciamo di esibizioni, di allenamenti, di più che altro era capire come fare, perché cioè era un mondo completamente estraneo dal mio modo di pensare e di intendere le cose. E poi piano piano ci sono stati i primi campionati dimostrativi di danza, che ho vinto perché ero da solo. Quindi è molto facile. E comunque hai vinto. Ponci, me la posso tirare a bestia. E diciamo che poi le ballerine si sono succedute e anche loro hanno avuto la loro storia, il loro proseguimento. E adesso è 1 anno e mezzo che io ballo con una ragazza fantastica, una bravissima ballerina, una ragazza fantastica, che tra l'altro saluto, doveva essere qui ma gente a cena, ma la saluto. Ciao Martina. E saluto, colgo l'occasione di salutare anche la mia scuola di ballo Dance Formula Firenze, il presidente Moreno Lippi, il vicepresidente Alessandro Lippi, che è arrivato quarto agli ultimi europei in Slovacchia facendo standard con un'altra ragazza in serie a rotelle che si chiama Laura del Serie. Saluto anche lei. E nulla. E vedi Lippi. Mi sono un attimo perso. Io pensavo avessi vinto solo un mondiale di calcio, Lippi invece no. No, saluto anche Giadina, la mia unica grandissima maestra, a cui voglio un grandissimo bene, è quella che poi in realtà mi ha veramente passato anche la tecnica del ballo. E nulla, con Martina, per tornare, perché ogni tanto mi perdo, quindi riprendetemi tranquillamente. Stai chiedendo di riprenderti a due che si perdono. Ho cominciato a fare le cose, diciamo, più seriamente rispetto a come le facessi prima, anche se prima mi sono molto divertito prima di Martina. Però adesso le cose hanno tutto un'altra valenza, un altro approccio, e le cose stanno andando discretamente bene. Sono arrivato quarto agli ultimi campionati italiani e è un punto di partenza, anche perché diciamo che per ballare ci vuole una carrozzina un po' particolare, carrozzina che io ho potuto acquistare solo 1 anno fa, quindi è 1 anno che io ballo con la carrozzina da ballo. E quindi è un punto di partenza, si parte da qui per poter levarsi delle soddisfazioni. Noi tutte e tre ci meritiamo, non parlo solo di me, anche perché cioè, dietro i risultati che uno ottiene c'è tanto di quello. Tanto lavoro, certo. Senti, poi parliamo della cosa della carrozzina da ballo. Esisteva già oppure una cosa una tua che... idea? No, allora,
come ho detto prima, per ballare necessitavo. Fatto una fatica a fare questa domanda, scusami. E io ti ho voluto pungere in pole position. Giusto, proprio, giusto. Proprio a ospite, proprio bastardo. Perché le critiche costruttive sono importanti. Ecco. Meno male, no, non c'è il Tello stasera. Diciamo, oh, mamma. Ma io voglio conoscere questo Tello. Sì, tranquillo, lo conoscerai. Io voglio conoscere questo Tello. Non so se è una fortuna, ma lo conoscerai. Ma io lo voglio conoscere, saremmo amicissimi. No, diciamo che ero arrivato a un punto che se non ne usufruivo di questa carrozzina, magari mi ero trovato a un punto di, o se continuo, di poter smettere, ecco. Era arrivato a un punto che con la carrozzina da passeggio, che è questa, perché io 2 anni fa con la mia carrozzina da passeggio ho vinto i campionati italiani, però era arrivato a un punto di dire, per andare oltre mi ci vuole qualcosa di più. E allora uno dei miei, diciamo, dei miei pregi riconosciuto da tutti, ma non, ti ripeto, non è per un fatto di autocelebrazione, è la condivisione. Ho voluto condividere questo mio sogno con la collettività di tutto il mondo, perché ho fatto un crowdfunding e mi sono arrivate donazioni anche dalla Francia addirittura. Ecco. Pediti. E nulla, ho fatto questo crowdfunding, parallelamente ho fatto una campagna stampa, anzi colgo l'occasione di ringraziare tutta la parte stampa che mi ha sostenuto e mi ha dato una grandissima mano affinché questa cosa si potesse arrivare a una conclusione, ecco. E c'è stato questo crowdfunding e poi c'è stato un intervento di una fondazione che appunto ha benevolmente voluto integrare la cifra che rimaneva per arrivare ad acquistare la carrozzina. Se, guarda, questa cosa, al di là di avermi fatto raggiungere una certa somma in poco tempo, mi ha dato veramente una grandissima voglia di fare, perché ho una grandissima responsabilità io verso queste donazioni che ho avuto, perché insomma sono state persone che a scatola chiusa hanno creduto in quello, nel mio progetto, e adesso io sento di non doverle deludere. Quindi c'è la passione sicuramente per il ballo, ma c'è anche il senso di responsabilità verso queste persone, cioè io devo dare qualcosa a queste persone. Per ora ho dato solo, insomma, si fa per dire, un video dimostrativo, dove appunto mi si vede che ballo, un video prodotto che ho prodotto autonomamente insieme alla 03 Production, che è una ditta di produzione che tra l'altro saluto, che ha fatto questo lavoro anche loro hanno capito qual era la finalità e quindi mi sono venuto incontro in tutto e per tutto. Sono persone meravigliose. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto dietro la collina, non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini vengono a dormire, non ci vogliono andare.